Hola, bentornati, eccoci. Altro video, oggi facciamo un po' più veloce per due motivi. Intanto, prima ragione perché facciamo un video molto più veloce è che è un periodaccio per noi insegnanti, quindi in quanto prof è un disastro maggio, fine maggio, quindi sto cercando di scavare un po' di tempo per fare queste cose, ma è un po' limitato. Poi, altra ragione altrettanto valida, devo dire che i video di gameplay con le leghe intere sono effettivamente molto lunghi e impegnativi anche da seguire, per cui l'idea è quella anche di un po' cominciare ad alternare. Ogni tanto farò qualche video complessivo con tutta un'intera pseudolega, magari aumentando un po' il numero di tagli e di editing, ma volevo provare anche questo nuovo formato in cui vi presento la Deck Tech e poi vi faccio solamente un riassunto di come è andata la pseudolega con magari qualche momento saliente, qualche singola giocata, qualcosa di particolare e poi la si chiude con una conclusione molto, molto rapida. C'è un terzo motivo, ed è il motivo per cui lo faccio con questo mazzo, perché è un mazzo che vi ho già presentato. Questo è di nuovo Mono Black Barn Desert, quindi è Desert Barn con una versione leggermente aggiornata. Rimaniamo sempre nell'ottica che questo non è un mazzo da T1, però ho apportato delle modifiche e devo dire che mi piace abbastanza come si è strutturato in questa nuova versione. Poi vedremo appunto un paio di giocate, ma ho aumentato ancora di più la componente Desert, ho cercato di dare ancora più valore al Raven of Fellomens. Rimaniamo in quell'ambito lì, però volevo far vedere un po' come ho pensato di spingere ulteriormente questa deck. Quindi, bando alle ciance. Sappiamo benissimo il Raven of Fellomens che cosa fa, vi lascerò magari la scheda o il link qui al video precedente, oppure anche no, insomma lo trovate, non è che abbiamo così tanti video tra cui cercare, non è così vecchio questo video sul Desert Barn, e come aggiungiamo, come andiamo a modificare il mazzo. Ho tenuto la parte Barn Mono Black, quindi sarete Scorpion perché è una creaturina in difesa e sacrificabile con disputa, è perfetta. Ho tenuto le Tyrant Choice che, sebbene non siano target, che non abbiano, non sono da target player e quindi non triggerano il Raven, 4 danni sono troppo forti per un Mono Black Barn. Poi ovviamente le Sovereign's Bite e Fruit of T0 e Bumpy in the Night, 4 per di tutti e due, rinunciando anche ad altre carte molto forti nel Black Barn, perché? Perché la ricorsività del cimitero diventa più significativa in questo momento, in questo tipo di mazzo, dal momento che ho tolto molte carte Barn in favore della strategia collaterale che si appoggia sul Raven of Fellomens. Ho molti land drop perché i land drop sono utili per il trigger di Raven e comunque fanno parte della strategia Barn, essendo quasi tutte pingland, e quindi arrivo ragionevolmente in diversi match ad avere mana sufficiente ad attivare il flashback di Bumpy in the Night o l'escape di Fruit of T0, motivo per cui diventano carte 2 per 1, diciamo così. Quindi doppia utilità, doppia interazione. Poi, quali modifiche ho fatto? No, c'è Candy Trail e Deadly Dispute per pescare, guadagnare un po' di punti vita, sistemare il top deck. Le Kumbagi Witches qui le abbiamo in 4 per. Vi ricordo che anche queste erano in gran numero nel precedente Desert Barn perché ci servivano per dare un trigger a Raven nel turno dell'oppo, e ho aggiunto possibilità di avere trigger con, trullo i tamburi, Wall of Forgotten Pharaohs, creatura artefatto muro CC2 in colori 04 Defender, che dice:
tap, fa un danno a un giocatore bersaglio. Attiva questa abilità solo se controlli un deserto o se c'è un deserto nel tuo cimitero. Direi che controllare un deserto non è più sicuramente un vincolo difficile da rispettare. Qui montiamo un full set di molti deserti, ogni land drop o quasi è un deserto. Questo sostanzialmente uno 0-4 pinger che farà un danno all'avversario ogni turno e potrà attivare il trigger di Raven. Quindi aumentiamo di molto l'efficacia di Raven, aumentando tra l'altro anche il danno per turno medio di questo mazzo e mettendo in campo uno 0-4 che è un buon bloccante in diverse situazioni. Per finire, la mana base come l'abbiamo modificata nel precedente Desert Barn, giocavo un po' di deserti pinger, giocavo i deserti pinger in colore per averli stappati e quindi accelerare un po' il mana, e giocavo però anche i Piranha Marsh che mi danno solo mana nero perché non mi servivano sostanzialmente altri colori a parte un po' il rosso ogni tanto, però mi facevano perdere un punto vita all'avversario invece che fargli un danno che in alcune situazioni può diventare rilevante. Ora invece che abbiamo bisogno di deserti per proprio il nostro Wall of Forgotten Pharaoh, ho preferito togliere i Piranha Marsh, quindi abbandonare quella linea, andare di full set di tre deserti, quindi ovviamente i Rakdos, poi gli altri sarebbe indifferente, ma poi vediamo perché circa indifferente. Quindi ho messo i deserti Golgari, le Festering Gulch, e ho messo, queste sì veramente indifferente, le Sword Springs. Qui potevano esserci quelli Orzhov senza problemi, invece ho messo quelli Dimir, anche perché... No, allora, mettiamola così, no, non c'è nessun reale motivo per mettere le Dimir al posto degli Orzhov. Avendo però messo i Dimir, questo lo dico, in un paio di partite è successo che dopo aver giocato i Sword Springs durante G1, in G2 mi sono trovato che l'oppo ha sideato dentro delle Pyro. Quindi l'avversario ha pensato che io gioco i Sword Springs perché ho magie blu e quindi doveva proteggere le sue spell, doveva fare qualcosa che è... non so quanto sia ragionevole, però di fatto è qualcosa che ha avuto un effetto poi in G2, solo il fatto di avere del mana blu, vedete? Blue player, cosa avete fatto al Magic? E poi, al posto delle Pingland, quindi per i deserti che entrano in gioco stappati in colore, ho preferito il 4 per del Desert fatto e finito, quindi il desert che mi dà mana in colore, non pinga quando entra, ma fa un danno a una creatura attaccante attivabile solo nella end of combat step. Questo deserto non contribuisce al ping in ETB e quindi di suo non trigger Raven, ma sono le altre quattro fonti di trigger di Raven nel turno dell'oppo, perché commettere un crimine vuol dire anche targettare una sua creatura, quindi se decide di attaccarmi attivando deserto, oltre a danneggiare slash uccidere una sua creatura attaccante, triggerò anche Raven nel turno dell'avversario. Infine Vault of Whispers per le Deadly Dispute sostanzialmente per avere mana nero untapped. Le ultime tre carte sono un esperimento per questo mazzo, le ho messe con l'idea di dare valore e ricorsività ai Raven of Phelomens, perché la prima cosa che abbiamo detto tutti appena abbiamo provato i Raven è: sono un gran bel parafulmine, ovvero come entrano in gioco, se possibile vengono piallati alla prima occasione. Benissimo. E allora perché non riprenderceli in mano con una Urborg Possession,
un mana nero, riprendo in mano una creatura e guadagno 2 punti vita. In più, se per caso in gioco ho anche un Festering Gulch, e quindi che ho mana verde, oppure un tesoro di disputa, posso pagare il kicker a un verde più uno e prendere in mano un altro permanente, che può essere uno scorpione, un Candy Trail, uno dei miei triggeranti, quindi un Wall of Forgotten Pharaohs, un Combat Witches, oppure, se proprio siamo in late game, cosa difficile, anche magari una Blood Fountain già utilizzata. Metto una Blood Fountain perché mi dà quel token sangue che mi può sistemare un pochino la mano con un filtrino sulla mano, sulla carta. Poi lo posso utilizzare di nuovo per riprendere in mano due creature dal cimitero. E quindi, insomma, abbiamo detto che il mana tendenzialmente ce l'abbiamo. Questa è l'idea. A conti fatti, giocando la Lega, mi sono trovato spesso, se non quasi sempre, a sideare fuori proprio queste tre carte in cambio di altro, ma credo sia stato dovuto anche proprio alla tipologia di mazzi che ho incontrato, come vedremo, mazzi che delle mie creature se ne fregavano altamente, cercavano di uccidermi in qualche altro modo, o scombando, o danni in faccia, o bruciandomi, quindi alla fin fine non c'è stata l'occasione neanche di utilizzarle, ma è andata così la Lega, insomma, prendete l'idea per quello che è e decidete se, senza prove, senza dati alla mano, se può valer la pena mettere dentro queste tre carte, se ci sarebbero, o se questi slot sarebbero meglio spendibili, magari con qualcosa che inizialmente è inside. Vediamo la side 3 duress, perché non è il caso di farsi counterare i Raven, o anche farseli distruggere in modo così gratuito. Inoltre, la duress targetta l'opponent, quindi assolutamente trigger Raven. Feed the Swarm, una bellissima sorcery bivalente che fa fuori gli incantesimi, cough cough, Journey to Nowhere, oppure direttamente una creatura al costo di qualche punto vita. Le mie adorate Trespasser's Curse, il blocca combo, quasi tutte le combo, e che ci dà un po' di margine in più sui burn. 3 Cast Down e 2 Spinning Darkness per andare a eliminare le creature problematiche dell'avversario qualora ci dovesse essere la situazione. Spinning Darkness che ci dà anche quel punticino di vita in più contro mazzi molto aggro, che poi vengono eventualmente spenti anche con i Drowning Sorrow. Ecco, su questa cosa qui sono un attimino invece più dubbioso se Drowning Sorrow o Arms of Adar. È vero che un mana in più potrebbe essere problematico, ma i Drowning Sorrow mi uccidono anche i Raven, insomma non va benissimo. Anche vero è che dovrò stare attento quando sideo in i Drowning Sorrow a non sidearli al posto delle Repossession delle Blood Fountain. Quindi in modo tale da poterli usare per pulire il board e avere comunque una strategia di recupero delle creature al cimitero. Ecco, questo è un po' da valutare. Lo scry 1 fa gola perché in un mazzo barn poter fare una sistemata al top deck è qualcosa che vogliamo sempre. Però ecco. Bene, ora questo è il mazzo, dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro, le strategie scelte, volevo solamente, ecco, presentarvelo un attimino e non andiamo a vedere tutta la lega com'è andata, vi farò vedere qualche minuto di qualche partita, vi dirò ogni match come è andato, due commenti e così chiudiamo questo rapido video su questo mazzo. Su questa versione improved di questo mio Desert Barn. Ok, allora, round 1. Di questo round vi faccio vedere solamente l'inizio perché non avevo idea che esistesse questo mazzo. Ora, mano tenibile
non ho mana colorato, però ho due candy trail, ho mana stappato deserto. L'avversario gioca Sulfur Vent e dico, ok, quindi vuole rampare un pochino perché terra che dà mana nero oppure dà doppio mana si è sacrificata. Che succederà? Gioca poi un Hidden Volcano e Chiclash Barrens. Ok, quindi colori, cascade. Giand qualcosa, non sapevo cosa aspettarmi. Intanto io faccio le mie cose base, gioco il mio Godfather's Faithful, scusate, ho detto Godfather's Faithful, questo sì, io gioco famigli. Eccola qua, e lui mi casta una Erratic Explosion che gira Rust Goliath. Quindi Erratic Explosion, ve la metto a schermo, una spell che sì, devo averla in qualche book del trash da qualche parte, che fa danni pari al costo di mana della prima carta non terra che gira dal top, mettendo tutto comunque sotto, quindi non è che faccia vantaggio carte o altro. Lui adesso mi ha girato un Rust Goliath, vedete i miei punti vita scesi drasticamente a 10. E sostanzialmente che cos'è? Questo è un mazzo con tutte creature con alto CC, con alto costo convertito, che hanno prototype, adventure, la possibilità di essere scontate in qualche modo, così da poterle giocare con quantitativi di mana ragionevoli. Ma che contino tantissimo per le Erratic Explosion. Come è andata? È andata che la prima l'ho persa perché dopo mi gira altre due erratiche una dietro l'altra e mi fa fuori in G1, ma G2 e G3 li vinco abbastanza serenamente perché l'avversario, insomma, il mazzo è quello che è. Se non pesca le erratiche, vuol dire che per turni e turni temporeggia, per poi fare qualche avventura, poi forse giocare una delle creature. Quindi ecco, vinco round 1, vinco round 1. Non è che lo consideriamo un vero test del mazzo, volevo solo farvi vedere contro cosa mi è capitato di giocare qui su X-Mage. Bene, andiamo a vedere momenti salienti di round 2. Beh, allora, in round 2 ho incontrato un mazzo bellissimo. Questo qui che vedete, contro cui mi sto confrontando, è Cycle Storm. Cycle Storm, un mazzo molto difficile da gestire. Io ci ho provato un paio di volte senza averlo studiato molto ed è stata una cosa disastrosa, cioè non sapevo dove mettere le mani, dovrei proprio mettermi lì con calma a vedere come farlo andare. Fatto sta che ci ho giocato contro alcune volte e insomma è un mazzo contro cui è difficilissimo interagire. Se si riesce a uccidere prima che vada in Storm, bene, e se no cicce, cioè non è che c'è molto da fare. Qui vi presento una parte di G2. In G1 ho perso, quindi a un certo punto io facevo le mie cose, lui ha detto ok, è partito con lo storm del cycling, fine, non c'è stato niente da fare. In G2, come vedete, era un po' rallentato, io sono riuscito a portarlo a 5 punti vita, in parte ovviamente ha contribuito anche lui con tutte le sue i suoi cicli di Wrath. Io ho sideato in una Duress, cioè ho in mano una Duress perché le ho sideate in tutte e tre con l'idea di buttargli via in early game i riti con quali parte di vantaggio. E in questo momento lui sta tentando di scombare. Fa un Song of the Dead, quindi va a 15 mana neri, ha comunque due tesori in gioco, quindi il mana rosso lo può fare. E io sto lì ad aspettare, no? Vedo cosa va a ciclare. Fa un'altra Song of the Damned, quindi va a 24, Reaping the Graves. E lui è già in storm count alto, perché questo qua è già parte del turno, e va a fare alcune copie di Reaping the Graves, andando a targettare varie sue creature in cimitero. Come è consuetudine per i Cycle Storm, ogni Reaping the Graves che si risolve
si va direttamente a ciclare la creatura ripresa in mano per garantire il massimo numero di creature in cimitero qualora durante i cicli si andasse a pescare un'altra Songs of the Damned, un altro effetto che utilizza le carte del cimitero. Quindi, come vedete, l'avversario, vedete sulla pila in basso a destra, sta risolvendo e ciclando. Tanto mana ne ha a pacchi. Che cosa è successo però? È successo che intanto ha ciclato due rete ed è a uno, e io ho un wall of Forgotten Pharaoh. Non so se l'avversario non l'ha visto e ha scelto o ha scelto comunque. Quindi che succede? Che io a questo punto, prima che risolva l'ultima copia di Rip in the Graves, quindi quando mi passa la priorità sull'ultimo Rip in the Graves con lui, con l'avversario a 1, io vado a fare un danno all'oppo che probabilmente sarebbe riuscito ad andare poi in combo, perché vi dico, il mana ne aveva in abbondanza, ma riusciamo a portarci a casa onestamente G2 per questa forse imperizia dell'avversario che si è portato a 1 mentre io ero open di pinger. Quindi G2 ce lo portiamo a casa in questo modo. E G3 succede quello che è normale e frequente succede contro questi mazzi, ovvero ha perso da solo. Cycle Storm, bellissimo, fortissimo sotto, quando va, a volte però non va. Si è incartato da solo, ha cominciato a pescare, 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 pescare e ha finito il mana senza avere niente con cui chiudere, e quindi G3 ce lo portiamo a casa. Quindi, dopo round 2, siamo 2-0 con il nostro Desert Barn. Allora, round 3 ce lo facciamo contro Altar Throne, un bel classicone, uno splendido mazzo. Che ne dica Alessandro, te tengo d'occhio, Tunitz. Questo è un bellissimo mazzo. In questo caso la mia idea era: ok, G1 tendenzialmente mi aspetto di perderlo, perché insomma dovrei proprio andare tutto tutto liscio per riuscire a vincere G1, ma in G2 ho una buona side contro Tron. Quindi il fatto di poter avere le Trespasser Curse, le Duress, mi mettevano abbastanza sereno contro Altar Throne. E invece G1 come va? Va che l'avversario qui commette degli errori. Vediamo subito. Gioca Candy Trail. Ha 2 mana open, 10 punti vita. Con Candy Trail si risistema il top deck e potrebbe tranquillamente passare e avere la salvezza di avere 3 punti vita in più. Io sul board contro di lui ho 6 danni sostanzialmente, 3 nel suo turno, 3 nel mio turno. E invece lui cosa fa? Usa i suoi 2 mana per giocare l'Embass. A questo punto è tapped out, non ha più niente da fare, non può guadagnarsi punti vita con gli artefatti. Io in hand vado a fare i miei 3, so che ce ne saranno altri 3 e avendo un mazzo a base terre pinger, a base Pingland, questo significa che mi basta pescare 3 danni. Mi basta pescare 3 danni e non è improbabile. Poteva andare storta, potevo non trovarli, ci mancherebbe. Però eccolo qua, Bump in the Night. E quindi cosa facciamo? Andiamo via. Danno di Combagi, danno di Wall of Forgotten Pharaoh, 2 per perché ne ho 2. Lo mandiamo tranquillamente a 4 punti vita, senza corvi, facciamo Bump in the Night anche solo con l'idea di finire e vincere di Landrop. Però dai, vincere di Landrop ha tutto un altro sapore. Quindi G1 è andata bene per una disattenzione unita a un po' di fortuna sul top deck, però diciamolo, avevo 2 carte in mano. E già tante terre giù, la probabilità che ci fossero dei danni in mano era alta. L'avversario qui proprio un attimo ha scazzato su questo.
A questo punto, forte di aver vinto G1, dico: vabbè, dai, benissimo, adesso vinciamo anche questa. E invece no. E invece no, perché in G2 e in G3 non ho mai visto la side, né una duress, né tantomeno un trepasser scores. E invece lui ha visto trono a turno 3, massimo turno 4, con sempre, sempre Fangren Marauder. E vabbè, e quindi niente, round 3 lo perdo malamente contro Altartron, ma ci sta, va bene, è così, le side funzionano anche in questo modo. Round 3 è stato piuttosto interessante. Interessante intanto perché affrontiamo un vero mazzo T1, ovvero Rakdos Barn Madness. Qui vi faccio vedere in G2. G1 l'ho perso, G1 mi ha piallato completamente, quindi niente da dire. Quello è quello che fa Rakdos Madness. Ma finalmente in G2 il mio Desert Barn ha deciso che era il momento di farci giocare come volevamo. Quindi mi ha dato i corvi, mi ha dato la side, avevo le cose. E vediamo cosa è successo. Vi faccio vedere un momento in cui l'avversario è a 20 punti vita e io in gioco ho già un corvo, ho un muro pinger e ho una trepasser scorse. Vi faccio vedere com'è andata. Mi attacca con il suo imp e io non posso farci niente, subisco, vado a 10. Vado a questo punto, devo decidere, vado a giocare ovviamente un altro Raven e lascio aperto il deserto vero. E come vedete utilizzo Wall of Forgotten Pharaoh nel mio turno, drenando 2 punti vita. Vado in combat con il corvo, con cui tanto non vado sicuro a bloccare, non vado a perderlo col Kitchen Imp, e sono tornato a 12. L'avversario ha il suo turno, mi fa un Faithless Looting, col Faithless Looting scarta Kitchen Imp e Fairy Temple, quindi non è che non abbia visto cose, voglio dire, gioca un Imp. Io per fortuna lo dreno di uno con la Trepasser Scorsa, mi fa Fiery Temper in faccia. Qui può essere l'errore dell'avversario che ha sottovalutato forse l'impatto dei miei corvi. Ha visto che ero più o meno in reach, che c'ero quasi e ha pensato di chiudere in questa maniera. Mi attacca con gli imp, io ovviamente prendo tutto. Ma prendo i danni, ma anche se non li uccido, farò un danno ad un imp che mi ha attaccato. Questo non ucciderà l'imp, però andrà a triggerare i miei 2 corvi, facendo sì che io possa drenare di 2 anche nel turno dell'oppo. Andiamo in end, io sono tornato a 8 punti vita nonostante lui abbia Fiery Temper in faccia, 2 Kitchen Imp in attacco e un Voldren Epicure giocato. Vado a giocare un Raven of Fell Omens. Vado a pingare di nuovo, drenando di 3 questa volta, mandandolo a 9. E sto medito sull'attacco su cosa fare e attacco con un solo corvo per poter evitare di subire i danni da combattimento pieni, quindi poter scegliere se bloccare o meno in caso di attacco ed evitare di essere proprio nella reach dei botti. Ecco. Tocca all'avversario. Avversario che fa un altro Faithless Looting. Faithless Looting che gli consente di scartare di nuovo Kitchen Imp e di nuovo Fiery Temper, quindi altri 3 danni in faccia e un altro 2-2 in gioco. Ripeto, non è che non abbia visto cose, cioè Rakdos Madness sta facendo Rakdos Madness. Io dreno di uno che male non fa col Trepasser Scourse. L'avversario va in combat e, visto che si vede lì e lì, sa che se passa è finita, attacca con tutto.
attacca con tutto. Io mi faccio due conti, non posso far passare tutto, non posso neanche far passare tutti e tre gli imp, perché tre danni da un fulmine arrivano, quindi preferisco sacrificare un Raven, anche perché lui mi può fare danni da fulmine prima dell'end of combat e quindi non potrei attivare deserto in tempo. Vado a bloccare un Epicuro con un corvo e un imp con il corvo che morirà, così subisco 5 danni e lui fa Deadly Dispute. Vuol dire che si tappa out, si mangia un Epicuro con disputa, beh no, ha il tesoro ancora, quindi volendo con una galvanica in mano ancora può vincere, ma non lo sta facendo, mi manda a 4 e io in end del combat posso drenare di 2. Andiamo a drenare di 2 uccidendo l'Epicuro. E nel mio turno, molto semplicemente, visto che lui passa, che cosa abbiamo? Abbiamo i danni da combattimento dei Raven, abbiamo il danno da parte di Ping del Wall, ed è finita così. E finisce, e riusciamo alla fine riusciamo a battere Rakdos Madness, scusate lo schermo nero ma adesso non combino a tirarlo indietro, riusciamo a battere Rakdos Madness, perché poi G1 l'ho perso, G2 l'ho vinto come avete appena visto, G3 ha mulligato a 4, onestamente avrebbe vinto Rakdos Madness, ma non mulligando a 4 e non riuscendo a tenerlo con la side e tutto. Quindi bene, ci siamo rifatti della sconfitta contro Altar Throne. L'ultimo round di questa lega, l'ultimo che vi propongo, è un semi-mirror, ovvero non posso ovviamente essere in mirror contro un Desert Barn, sono in mirror contro un classico mono Black Barn. Come vedete, qui vi sto facendo vedere G2, in cui ho sideato in le duress, e G1 l'ho perso, purtroppo proprio è andata proprio male G1, l'avversario è stato molto più veloce di me, ha visto tutto, e quindi il mono Black Barn è più veloce del Desert Barn, quindi strategia simile ma la sua è più efficiente, ci sta, io non ho visto che guadagna punti vita, lui sì, e così via. Quindi cosa sta succedendo? Siamo più o meno stessi punti vita, 14 o 12 lui. Lui ha in campo un 2-2 Menas, che io però posso bloccare perché ho due creature col culo grosso, medio grosso, ma abbastanza in difesa, e in mano ho un Raven. Lui è tapped out e andiamo a vedere un attimino come poi è proseguita. Ci andrà a passare il turno. Ha dichiarato i bloccanti, andiamo in end, noi stappiamo, giochiamo Raven, prima cosa, giochiamo Pingland drenando di 1 oltre al danno della Pingland e facciamo la Duress. Con la Duress vediamo che lui in mano ha un bel po' di roba, ma soprattutto ha un Soul Rip che se ne va veloce come la luce, così il nostro corvo rimane vivo, lui ovviamente l'ha sideato proprio per i corvi, giustamente. Vediamo così. Mi fa lui una Duress, io penso che mi mandi via il Deadly Dispute, invece sceglie di mandarmi via una delle tre Tyrant Choice. Gioca un Piranha Marsh, mi manda a 12, gioca un altro Kiba Reckoner's Raid e mi viene va a attaccarmi di nuovo con il 2-2 Menas. Qui in questo caso io andrò chiaramente in doppio blocco e mi si pone la scelta di utilizzare o meno le Kumbagi sulla sua creatura danneggiata. Visto che le mie Kumbagi avranno già due danni addosso, vuol dire sacrificare le Witches. In questo caso le Witches mi sono utili, ma fino a un certo punto, perché ho già un Pinger per il turno dell'avversario. Quindi decido di fare il giochino con le Kumbagi, sacrificarle, comunque commetto un crimine perché è una sua creatura,
Lo porto a 13, io recupero il punto vita, scusate, lo porto a 12, a 11 con il Wall of Forgotten Pharaoh. Mi muoiono le combagi, ma sono in vantaggio vita. A questo punto, molto semplicemente, andiamo a fare un drenaggio di 1, andiamo a giocare Tyrant's Choice, lo portiamo a 5 danno da Pharaoh, da Wall of Forgotten Pharaoh, anzi danno da combat, poi volendo danno da Pharaoh e poi si chiude. Riusciamo a vincere G2 e purtroppo perderemo G3 e niente, la Lega quindi si chiude con un 3-2, onestissimo, perdiamo contro il Mirror e è andata così. Adesso due parole di conclusione e finiamo così. Eccoci, allora, due parole conclusive, due su questo mazzo, su questa lega. Sweet, ok, è un bel mazzetto, è carino, non è particolarmente cerebrale, sfrutta credo abbastanza bene l'effetto dei corvi, è solido anche se non si dovessero pescare i corvi, anche se chiaramente non esprime il suo potenziale senza i suddetti. Credo sia la mia ultima iterazione su questo tema, non è qualcosa che ritengo sia necessario approfondire ulteriormente in questa forma, quindi se i corvi torneranno sarà in qualche altro contesto, in qualche altra tipologia di mazzo, ma credo di aver esplorato abbastanza il Desert Barn. Mi è piaciuto, mi è divertito, sono contento di averlo fatto, ci approcceremo ad altri lidi. La Lega è andata tutto sommato bene, chiusa in positivo con un 3-2, con qualche match-up positivo perso lo stesso, qualche match-up negativo vinto nonostante tutto, e quindi insomma, that's magic, funziona un po' così. Giusto per finire, devo solamente citare Teo perché ha detto che se non lo cito almeno una volta a video lui poi ci rimane male. Quindi, ciao Teo TVB. Sto scherzando, ovviamente. Oh, ovviamente dovrò andare a trovarlo ulteriormente nel suo locale per registrare altre perle di saggezza di Mastro Birraio. Questo lui deve comincia a segnartele, Teo. Ho fatto una scaletta di cose da dire ai giocatori di Magic di tutto il mondo, così da rendere migliore il mondo in cui viviamo. Detto ciò, vi chiedo gentilmente nei commenti se mi potete dare un feedback su questo nuovo formato super short dei video, di queste veloci deck tech e summarizing delle leghe, e ritorneremo con altri contenuti. Poi adesso con i Modern Horizon 3 e qualcos'altro dovremo fare io e Teo. Vediamo cosa combiniamo, ci sono già in parola per altri tipi di video. Fatemi sapere, seguiteci, mettete un like al canale, seguitemi anche su Instagram, scriveteci, chiedetemi di inserirvi nel gruppo Telegram delle Lega Papa e Friuli solamente perché ci sono belle persone, anche se voi siete del Lazio, e buon proseguimento al prossimo video.